Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, siamo qualificati ai 17esimi, però boh, stavolta ho voglia di fare un po' di scorta, prendo la penalità sinceramente, perché tanto insomma il Barè è una gara che posso comunque recuperare secondo me. Vai. Io mi faccio la scorta, tanto possiamo arrivare fino a 8 da quello che ho capito. Ok, perfetto, però allora qua ce l'abbiamo usurata al 61%, eh sì. Andiamo con la seconda, questa è il 45, eh sì. Al 40, però posso dirti una cosa. Quarantotto, vediamo. Trentasei per. Vabbè, possiamo fare l'ultima gara con il power, cioè col pezzo 1, a parte qua, che costa 61. Ebbene, siamo messi. Non siamo messi male. Il cambio come è messo? Il cambio ce ne piazziamo. Un altro, vai, 6 cambi. Questo è il 40. Sì, un'altra gara ce la spariamo. Lui mi dà 6 come possibilità. Vabbè. Facciamo così, ragazzi. Ci becchiamo in gara. Speriamo bene. Ragazzi, questa strategia. Fio, io voglio un risultato positivo. È qua. Non dico punti, ma almeno fare una figura un po' più decente. Andiamo. Beh, ragazzi. E si parte. Gran Premio del Bahrain. Tappa fondamentale. Perché sono tutte un po' fondamentali. Buttati come buttati che è morbido. Tredicesimi. Mamma mia. Oh, Madonna, ho fatto danni? No, per fortuna. Mamma mia, che culo. Che culo, nessun danno. Non è vero. Non è vero. La mia ala sta benissimo. Perché posso volare. Perché il Kume vola oggi. Siamo noni. Sarà durissima, ragazzi, non ve lo nascondo. Sarà iper dura. Fatto uno screenshot. Vai. Nona posizione per il talentissimo. Che è poco talento e tanta pazzia. Sì, sono la top cazzo, non la top 10. Sempre in nono posto. Cattroia, oh sì, però non è possibile. Però, neanche bandiere gialle, quindi un problema del cazzo. Finora né virtual né safety car, vedremo. In Canada su F1 Series, vediamo qua quando arriva, siamo alla terza gara. E intanto il Kume se ne pappa un altro. E intanto il Kume pappa. Ai ai ai, che dura. Molto concentrato, ragazzi, scusate se parlo poco, ma finalmente mi trovo in una posizione un po' più decente, che per carità non durerà, però
Eccola qua, virtual safety. Virtual safety. È arrivata la virtual safety, appena chiamata e subito arriva. Alonso ritirato, Alonso ritirato. E Venezia nei box. Veloci, 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 veloci. Pronti, vai. La Power United non è messa malissimissimo. Da che in Bahrain andiamo un pochettino meglio secondo me. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Attento come. Ma non può portarmi fuori così. No, non esiste però, dai, vai a fare in culo. Che schifo. Beh. Calma. Abbiamo davanti Palmer, non proprio il pilota più grande della storia. Ciao Jolion, ciao amore mio. 13esimo per la prima sosta, bene. Finalmente una gara decente. Safety car, incredibile, finalmente safety car. E questo è molto molto buono. È arrivata la safety car, siamo 13esimi. E adesso vediamo. Vai ragazzi, siamo pronti a tornare in pista. Prepariamoci a riprendere la lotta. Vai. Safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. Una safety car è in questo giro. Dai, 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 dai. E si riprende ragazzi, riprende la lotta. Ma sì, ma che do coglioni, già pronti a superarmi, fioi. Ma proprio la macchina più lenta, non c'è niente da fare. Mamma mia, per poco mi... Ma cosa fa? Ma cosa fa Perez? Deficiente. Ok, il distacco da quella dietro è 2,3 secondi. Purtroppo davanti ho Kiat con le super soft, però vabbè. Qua andiamo lunghi. Ah, come sti errori di merda. Non siamo ancora in grado di gestire una macchina così scarsa e fare grandi risultati. Siamo per carità 13esimi, che non è male, ma la strada è veramente in salitissima. Ho bisogno di un colpo di culo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,1 secondi. Per il momento solo Alonso ha ritirato una virtual e una safety car. Questo è il quadro del Bahrain per il momento. Raikkonen fastest lap. Tanti vanno ai box. Siamo in zona punti, evviva! No, io voglio tenermi al piano C. Mantieni la strategia attuale. Ricevuto, va bene. Ecco la miscela grassa, un po' riesco, ormai posso andare a tutte perché tanto cambio tutti i componenti a parte uno, il motore a combustione interna. Ma per il resto cambio tutto.
con queste macchine è vero, quando sbagli non hai possibilità di recupero, c'è niente da fare. Comunque dai, siamo noni, sono già un po' più contento, nel senso quantomeno stiamo un po' combattendo, però poi chiaro che con l'ultima sosta non so dove finirò, però è già qualcosina, raga. Come tanto fiori dopo la... Cambio power unit, quindi va tranquillo. Va tranquillo, amore, che cambiamo a quarta gara. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Che bello. Perché non lo levano il DRS? Una roba, una porcata, cazzo. Siamo quinti comunque, ragazzi, viene da piangere. Diciamo che il Bahrain si vede che è una gara che mi piace di più e che vado meglio, però... Non, chiaramente non andrò mai a punti, ragazzi, ve lo dico già, salvo un miracolo, un cataclisma proprio. Proprio non ho il passo, non ho niente per andare a punti. Sto dando tutto quello al monoposto, benzina 0,80. Però almeno un'occasione di finire abbastanza bene ce l'ho, dai. La mia sosta è prevista per 22esimo o 23esimo giro. Le gomme sono comunque messe abbastanza bene, anche perché con la safety car ho spinto molto di meno. Dietro c'è Perezzone. C'è Verstappen ai box e anche Perez va ai box. Tutti ai box. Verstappen si sta fermando per il pit stop. Raikkonen alle medium. Alle medium. Speriamo di non bruciare la power unit. Sono in miscela grassa da parecchio. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Sì, un attimo, porco, un attimo. Ma che non stiamo andando male. Non stiamo per niente andando male quest'oggi. Finalmente una gara decente per l'asso italiano. Un po' porco. Col casco arancione, in base alla macchina, cambio il casco, ragazzi. Ok, il distacco è 11,6 secondi. Da Ocon, ammazza, oh. Con la miscela grassa già vedo una McLaren più decente, vedi? E la benzina si sta esaurendo anche. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Siamo ai box. E adesso vediamo dove finiamo. Zona punti impossibile, chiaramente lo sapevo. No, ho sbagliato io. Ho sbagliato, Dio Cristo. Fai attenzione alle gomme, adesso devi finire. Veloce, 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 veloce. 12esimo. Molto bene. Perfetto. Vettel l'11esimo, cazzo, con le medium. O con le medium. O con le medie. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Che anche con le medie è più veloce di me di parecchio, ma peccato. Dai, che sto 12esimo posto, faccio strafelice la scuderia
e la mia reputazione sale. Io ci credo. Molto bene, purtroppo tutti sono andati ai box, quindi quello che posso fare è solamente difendere la posizione con le unghie e con i denti da Ericsson. Adesso devo stare con la magra un pochino per accumulare un po' di carburante, perché sennò sono a secco. Dai comandone, dai. Non me l'aspettavo sto 12° posto. Va benissimo. Ok. Anche la miscela magra va bene. Vabbè, non lo becchieremo mai Vettel. Non lo piglieremo mai, ma è ovvio che sia così, insomma. Il mitico Seb. Ne metterei 10 firme per arrivare 12°, ragazzi, davvero, anche se non vado a punti. Il processo di miglioramento è compiuto. Si vede che il Bahrain è una gara favorevole comunque. Con una macchina così 12° è positivissimo. Dai ragazzuoli, dai. Ci sarebbe un ritiro, due ritiri davanti, sarebbe bellissimo. Sarebbe il The Dream. Ma non pretendiamo troppo, va bene anche così. Adesso posso andare anche di standard. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Perfetto. Ragazzi, inizia l'ultimo giro, siamo 12°, però purtroppo è arrivato Lance Stroll. È arrivato il porco di Stroll. Devo tenere con le unghie e con i denti questa posizione, che è molto importante. Non sono punti, ma è morale, cazzo. Questo è morale per il piccolo Kume. Sì, cazzo. No. Tanto vince Hamilton. Alcune informazioni su Sainz. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Sento dei rumori strani. Ah, è fuochi d'artificio, cazzo. Che paura, oh. Vince Gigi comunque. Nessuno mi ha doppiato, cazzo. Vaffanculo. Che può arrivare un bel risultato. Fa veramente morale per la McLaren. Oh yes. Very compliment Kume. 12° e silenzio. Il Kume piano piano sta rientrando. Che guida, che stile. Che cazzo. Sì, anche a me. Panico, 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 paura. Ecco i piloti che escono a prendere i trofei da portare. Complimenti a loro che sono sempre. Oh beh, ma le cose facciano meglio di Vettel. E ora vediamo come questi risultati. Megoglioni. Sulla classifica piloti.
Lewis Hamilton conquista la vetta. Vediamo, Hamilton è primo, Vettel indietrisci, mamma mia, costruttori, Mercedes. Vabbè, raga, ho sotto il comendone veneziano, stai zitto stronzo. E niente, ci becchiamo in Russia, mi sembra. Ciao!